Lui non ha certo bisogno di presentazioni. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Lo stesso vale per questo suo capolavoro, Le Sette Opere di Misericordia, consegnato il 9 gennaio 1607 ai suoi committenti, ovvero l'antica istituzione benefica della Congregazione del Pio Monte della Misericordia, in via dei Tribunali. Dopo 400 anni, il Pio Monte, in collaborazione col Museo Madre, l'Accademia di Belle Arti e del Circolo Artistico Politecnico, pensano ad una mostra che metta insieme sette artisti contemporanei di respiro internazionale, chiedendo loro di confrontarsi con lo stesso tema che fu affidato a Caravaggio e che hanno interpretato in maniera trasversale, dalla pittura all'installazione, dalla fotografia alla musica. Sono Marina Albanese, Carlos Araujo, Sandro Chia, Flavio Colusso, Mimmo Iodice, Clifford Ross e Charles Scapin. Le opere resteranno a fare da cornice al capolavoro fra Battistello Caracciolo, Luca Giordano, Fabrizio Santafede e Giovanni Bernardino Azzolino, per andare a far parte poi ufficialmente della quadreria accanto a maestri come De Mura, De Ribera, Vaccaro e Stanzione. Nel progetto anche due borse di studio per studenti del Conservatorio San Pietro a Maiella e dell'Accademia di Belle Arti. Incorniciato fra due fra Canzano, chiediamo al soprintendente del Pio Monte della Misericordia il significato del progetto. Rappresenta un filo che non si è mai spezzato con le origini del Piemonte, perché all'origine del Piemonte c'è poi un quadro di un artista contemporaneo, Michelangelo da Caravaggio, che quattro anni dopo la fondazione dell'associazione fu chiamato a dipingere il quadro per l'altare maggiore. Nell'allargamento della quadreria abbiamo immaginato di riprendere il percorso della saldatura tra il bene che il Piemonte fa e il bello, ma il bello contemporaneo, non solo più il bello come ricordo in memoria storica, ma anche il bello come espressione attuale. Quindi avere una sezione contemporanea della quadreria del Piemonte della Misericordia.